Dopo quest'ultimo 2020 i giochi sono cambiati. Tutti i business che prima erano semplici e si può dire accessibili da tutti, ad oggi non lo sono più. Questo perché? Perché sempre più aziende si sono innanzitutto digitalizzate, hanno iniziato a fare pubblicità online per acquisire clienti, vendere servizi e prodotti, e sempre più persone hanno iniziato a fare business online. Quindi i costi pubblicitari si sono nettamente alzati. E quindi chi ti dice che con 500-1000 euro può iniziare a fare business con il dropshipping, l'affiliate marketing e altro ancora, ti sta mentendo. Soprattutto non basta più fare un semplice sito, un po' di pubblicità alla buona, convertire e guadagnare. Ad oggi, ripeto, i giochi sono cambiati. Quindi se stai partendo, ti voglio dire che già 4 anni fa, quando ho iniziato io, servivano più soldi rispetto a quello che dicono ora e servivano tante competenze, esperienza da fare prima di iniziare a guadagnare. E quindi c'era un periodo in cui investivi ma non vedevi niente, in cui investivi e magari perdevi soldi. E quindi questo, se stai partendo da zero, non puoi permettertelo. Se hai già provato a fare qualcosa online, ti sei reso conto che i problemi sono sempre due. Il primo sono le competenze, magari servono troppe competenze. Il secondo è legato ai soldi, che magari servono troppi soldi da investire, aprire una posizione fiscale, investire in pubblicità, magari in merce e in tante altre cose, e poi non sei sicuro di trarne un ritorno, di guadagnare. Detto questo, c'è un'attività, la stessa attività che 4 anni fa mi ha permesso di partire a guadagnare, ma non sto parlando di 100.000 euro, ma sto parlando dei primi 2, 3, 4, 5.000 euro che mi hanno permesso di avere una libertà finanziaria e di avere la possibilità di lasciare il mio lavoro, dedicarmi al business e investire i soldi che mi avanzavano in nuove attività da sviluppare. E la stessa attività, stessa figura di cui ti sto parlando, ad oggi è fortemente richiesta da tutte le aziende. So che magari hai già sentito questa storiella da altri, ma quello che voglio dirti è che con questa attività, a distanza di 4 anni, innanzitutto qualcosa saprò, ma soprattutto ho raggiunto il maggior risultato a livello europeo. E questo è un aspetto molto importante, perché molti di quelli che parlano online parlano o per sentito dire, oppure parlano ma non hanno risultati. Quindi io ti mostrerò i fatti e come in 30 giorni puoi partire, trovare un'azienda con cui operare e soprattutto guadagnare. Guadagnare, ripeto, i primi 2, 3, 4, 5 mila euro per crescere e scalare il tuo business. Se vuoi capire come partire, clicca nel link qua sotto e ci vediamo dall'altra parte.